Buongiorno a tutti, ora iniziamo la session relativa al crowd mapping e alla citizen science. E, appunto, sì, abbiamo introdotto questa session perché ci sembrava interessante, dato lo sviluppo che abbiamo avuto in questi ultimi anni di questi nuovi tool e strumenti anche open source per gestione, per raccolta di dati, usando il cittadino come sensore. Dato che siamo in ritardo, comincerei subito con la prima presentazione e chiederei ai relatori se riescono a stare entro i dieci minuti. Io ho preparato un cartello con scritto meno 3 minuti, anche con un teschio, quindi spero che lo farò vedere quando è ora. Noi partiamo col cronometro, quindi prego, e per le domande purtroppo mi sa che andremo durante la pausa pranzo, qualora abbiate domande. Grazie, prego. Grazie. Allora, questo lavoro riguarda un sistema, insomma un percorso di GeoCity in Argentina nord-occidentale. È un lavoro fatto dall'Università di Perugia in collaborazione con l'Università di Salta in Argentina. Parliamo di GeoCity. L'Argentina è un paese stupendo, insomma, da tanti punti di vista, ma anche dal punto di vista geologico. E per quale motivo? Fondamentalmente, dal nostro punto di vista, per 3 motivi. Intanto è un ambiente orogenetico attivo, molto attivo, in evidente evoluzione. Ha delle condizioni per cui le coperture vegetali sono quasi assenti, un clima arido, subarido, eccetera, eccetera, per cui ci sono processi di erosione estremamente intensi, ma anche un'ottima esposizione. Cioè, noi possiamo vedere tutto quello che è la geologia, in senso lato, in vetrina. Inoltre, dal punto di vista della geomorfologia fluviale, che è quello di cui noi ci occupiamo, c'è una produzione elevatissima di sedimenti e quindi dei problemi, dei fenomeni di sovralluvionamento generalizzati degli alvei fluviali. Più in dettaglio, dicevamo, nella cordigliera delle Ande, quindi questi processi di orogenesi sono attivi, c'è un forte sollevamento, anche molto intenso, e noi andiamo a vedere ad esempio queste situazioni, dove abbiamo quello che è uno dei geositi individuati, c'è una conoide telescopica, cioè l'apparato di conoide antico si è sollevato, è stato inciso dal fiume che poi ha creato un altro apparato che è incastrato in qualche modo, e quindi questo forma questa struttura geomorfologica che viene chiamata conoide telescopica. Dicevamo, non c'è copertura vegetale, c'è molta erosione, disgregazione fisico-meccanica, ma c'è anche un'esposizione. Ad esempio, noi vediamo delle mesopieghe, delle pieghe che vengono chiamate pieghe anticlinale e sinclinale, geosito 10. Oppure tutta una serie di forme dovute appunto all'erosione, al dilavamento, che rendono questo paesaggio molto caratteristico. Dicevamo i sedimenti. C'è una produzione molto elevata, è un sovralluvionamento. Questo è un esempio, c'è una statale che attraversa un alveo fluviale e questa statale è continuamente ricoperta da sedimenti che devono essere rimossi. Abbiamo delle situazioni ancora più eclatanti, dove un ponte viene praticamente completamente interrito nella sua luce, quindi poi magari anche ricoperto e quindi reso inservibile. Questo è un mondo, al contrario rispetto alla nostra esperienza, dove abbiamo in Europa e in Italia delle problematiche opposte, cioè una fortissima carenza di sedimenti, e anche noi dobbiamo costruire nuovi ponti per il motivo opposto, perché i fiumi ce li scalzano e quindi ci creano dei problemi nella rete idrografica e nelle coste. Quindi proprio un mondo, diverso. Qual è la condizione dei parchi? L'Argentina è un paese che ha ovviamente moltissimi parchi dal punto di vista naturalistico, anche molto importanti, inseriti all'interno del circuito UNESCO, quindi Guasú, Los Alerces, Los Glaciares, Tarampaya. Però non ci sono geoparchi, quindi non c'è un sistema di GeoCity, nonostante sia membro dell'UNESCO Global Geoparks. Quindi abbiamo avuto questa idea di provare a valorizzare queste risorse paesaggistiche e anche geologiche tramite l'individuazione di una rete di geoparchi. Abbiamo individuato alcune zone che sicuramente meritano, e guarda caso sono tutti elementi fluviali, valli fluviali, perché non è un caso, perché noi ci occupiamo di questi argomenti, di studio della geomorfologia, sedimentologia, dinamica fluviale. E abbiamo iniziato con il rio Las Conchas, che presenta un
un percorso già ben strutturato che si dipana insomma su una statale che collega Salta alla cittadina di Cafagiate e che segue la valle del Rio Las Conchas. È un percorso che è già in qualche modo strutturato in forma di geoparco, è un'area protetta e c'ha anche dei geositi riconosciuti con tanto di cartelli e cartellonistica anche molto naif, perché è fatta a mano, diciamo. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo individuato i geositi, li abbiamo rilevati con geopaparazzi per la compilazione delle schede di rilevamento sul campo, abbiamo fatto una cartografia che è una web map e abbiamo fatto le schede e stiamo facendo le schede descrittive di ciascun geosito. Per quanto riguarda le schede ci si rifà a quella che è la linea guida, la struttura proposta da ISPRA, e poi ci siamo rifatti a un lavoro di tesi molto interessante, perché ha strutturato in maniera molto efficace dal punto di vista grafico la scheda. E in pratica quindi cosa c'è nella scheda? C'è una classificazione dei geositi in base alla tematica che è stata esplicitata tramite dei simboli, delle icone. Poi c'è la scheda che è strutturata in tutte le varie sezioni, che sono 8, e poi tutto è stato cercato di essere reso più immediato come lettura tramite l'uso di simboli, colori e così via. E per la mappa ci siamo affidati al binomio che più volte già visto tra QGIS e LIZMAP. Questo perché è un sistema abbastanza semplice, un pochino di lavoro c'è nella fase di configurazione del server con i vari software QGIS Server e LIZMAP, ma poi è tutto molto immediato, perché con QGIS possiamo fare la nostra stilizzazione e addirittura, per esempio questo è un dettaglio, possiamo fare un pop-up che in realtà linka non alla tabella attributi, ma a un file HTML che ci serviva per fare la scheda. Quindi dobbiamo in maniera molto semplice inserire il path nella tabella attributi, configurare il pop-up all'interno del plugin di LIZMAP in modo da andargli a dire qual è il campo della tabella attributi dove c'è il path, e quindi poi viene linkata la scheda come pop-up. E questo è il risultato. Ora, l'idea mia era, visto che è online, di guardarla un pochino, no? Dal vero. Okay. Quindi, questi 3 minuti faccio un pochino vedere la mappa finale. Abbiamo inserito alcuni layer, ovviamente ci sono i geositi che sono stati classificati secondo un ordine di importanza a 2 classi. Poi abbiamo le immagini, quindi i punti dove sono state scattate le foto, però anche in realtà dove sono posizionati gli elementi. Un elemento che è utile per l'approvvigionamento, questo l'abbiamo scaricato da OpenStreetMap, e in realtà abbiamo anche inserito noi all'interno di OpenStreetMap un paio di punti di interesse, e abbiamo costruito un atlante, una mappa di sfondo fatta da noi, un po' stile mappa geografica fisica, con dati liberi, quindi SRTM per l'elevazione, e le strade, ovviamente tutti gli elementi tratti da OpenStreetMap. I fiumi li abbiamo presi da un sito istituzionale argentino con licenza, CC BY. E poi abbiamo tutta una serie di strumenti che sono molto efficaci, che sono tipici di LIZMAP. Quindi abbiamo una localizzazione in base al nome, una ricerca. Vediamo la scheda, per esempio. Che quindi, come dicevo, strutturata con tutta una serie di sezioni, e quindi tra cui informazioni relative all'accessibilità, alla localizzazione geografica, le classificazioni per interesse scientifico e contestuale, e poi la descrizione, bibliografia e vari schemi, e foto, eccetera, eccetera. Tutti i dati sono collegati alla tabella attributi, e quindi possono essere fatte delle ricerche, dei filtri,
vedere quali sono le caratteristiche e così via. Possiamo anche praticamente scaricare i dati con le varie categorie previste. Pensavamo di aggiungere un meccanismo per far scaricare, diciamo, dei formati un pochino più diciamo appetibili, tipo un GPX o un KML. E ecco, tutto qua. Adesso magari a zoomare fino a che appare. Abbiamo pensato per esempio di inserire anche, se si vede, una mappa, può essere interessante, con una foto aerea, insomma, dove è possibile riconoscere gli elementi, oltre che, quindi, in base alla foto, anche la posizione dell'elemento. E sono andata alla sveglia. Non c'è la scarica elettrica, no? Ok. Benissimo, penso che ho concluso. Grazie. Chiedo scusa a Andrea Freduzzi per la fretta, ma purtroppo... Comunque, se avete altre domande, volete farvi un viaggio in Argentina, immagino che sia disponibile durante il coffee, sì, durante il lunch, insomma. Merita, ve lo consiglio. Immagino, sì. Bene, chiamerei sul palco Guglielmo Pristeri. Anche a lei, dottor Pristeri, 10 minuti. Buongiorno, appunto, come appena detto, io sono Guglielmo Pristeri, sono un collaboratore del Dipartimento ICEA dell'Università di Padova, in particolare faccio parte del gruppo di ricerca sulla sostenibilità urbana affiliato al Master in Geoscience e Droni, e qui presento un piccolo progetto che ha provato, come appunto si intuisce dal titolo, a mappare quelli che sono, si possono definire come i vuoti urbani di Padova, quindi diciamo gli spazi, sia edifici che aree abbandonati, semi-abbandonati o sottoutilizzati del territorio comunale, idealmente. Poi vedremo che in realtà ci siamo concentrati più su alcune aree campione. Appunto, comincio subito con le slide, perché appunto c'è da andare ben rapidi. Il progetto è appunto il progetto MUES, che è nato come progetto innovativo degli studenti. Sono dei progetti che vengono finanziati annualmente dall'Università di Padova, durano alcuni mesi e cercano di coinvolgere, appunto, di stimolare la partecipazione degli studenti dell'università, ma anche della cittadinanza, perlomeno nell'ottica in cui lo vediamo noi. Sono progetti contemporaneamente di ricerca e di didattica innovativa che, appunto, noi cerchiamo di diciamo organizzare il più possibile in un'ottica di citizen science e di participatory mapping, quindi comunque coinvolgendo quante più persone possibile, quante più competenze possibile nel raggiungimento dei nostri obiettivi. In particolare, questo progetto, appunto, si proponeva lo scopo di diciamo inaugurare, non esaurire, ma magari inaugurare un'atlante dell'abbandono a Padova, quindi comunque una mappatura degli spazi abbandonati, come già stata fatta anche in altre città italiane, grandi città italiane come ad esempio Milano e Verona, che fosse poi a disposizione di sia delle amministrazioni pubbliche che di chiunque avesse interesse, diciamo, a fare le proposte, comunque avesse delle idee per il possibile riutilizzo di questi tipi di spazi, anche tra le altre cose con l'obiettivo di cercare di limitare il consumo di suolo, che è diciamo, un fenomeno che a Padova ha assunto dimensioni abbastanza preoccupanti. Appunto, per il nostro lavoro noi abbiamo costruito un workflow che cercasse di individuare innanzitutto le categorie degli spazi che noi saremmo andati a mappare, poi una parte, diciamo, abbastanza complessa una fase abbastanza complessa, diciamo, da decidere del lavoro è stata l'individuazione delle fonti, perché comunque dei progetti di questo tipo si basano sempre su una raccolta dati che è abbastanza eterogenea, non c'è una metodologia, diciamo,
unica o appunto ottimale per accogliere tutte le informazioni necessarie ad avviare la mappatura, quindi comunque caso per caso si deve capire quali sono le fonti migliori. Dopodiché appunto abbiamo costruito il nostro progetto GIS utilizzando poi, come si vedrà, essenzialmente il software open source, abbiamo popolato con una serie di tabelle informative che hanno costituito poi la nostra banca dati dell'abbandono in ambiente GIS, e infine abbiamo pubblicato diciamo, i risultati su un web GIS. Questi sono appunto i software che noi software o comunque i geotool che noi abbiamo utilizzato durante il progetto. Tra le altre cose vedremo che in realtà abbiamo fatto appunto una mappatura, diciamo, ibrida, mescolando dando la possibilità ai cittadini e ai studenti di segnalare e mappare spazi abbandonati sia in formato digitale che in formato cartaceo. In particolare per il formato digitale ci siamo basati su Geo Paparazzi, che credo verrà, di cui alcune applicazioni verranno credo illustrate durante questa stessa sessione e le prossime presentazioni. Chiaramente come software GIS per costruire il nostro progetto abbiamo usato QGIS, dopodiché abbiamo usato FileZilla per trasferire i dati sul web, e l'ISMAP che avete visto anche poco fa come strumento per la pubblicazione online. Diciamo che questa era la nostra area di interesse ideale, che coincide in qualche modo con il comune di Padova, però noi sapevamo che con il territorio comunale di Padova, noi in realtà sapevamo che per i limiti sia di tempo e di risorse del nostro progetto non saremmo riusciti a mappare, diciamo, tutti gli spazi abbandonati che rientrano in questo territorio. Quindi poi, come si vedrà più avanti, la maggior parte degli elementi della mappatura si concentrano su un'area, diciamo, che sta lievemente a nord-est rispetto al centro di Padova, e quindi allo scadere del progetto poi quella che è stata pubblicata è stata una mappatura parziale, diciamo una mappatura campione, e sarebbe interessante poi poter proseguire appunto questo progetto e in qualche modo esaurire, poi aggiornare appunto anche nel tempo quelli che sono gli spazi mappati. Appunto, come si diceva prima, i siti da mappare sono stati suddivisi in categorie, diciamo, tenendo conto in qualche modo della morfologia urbana. Quindi abbiamo identificato gli edifici, le aree, i complessi. Chiaramente le aree sono superfici che non sono occupate da costruzioni, i complessi invece sono superfici che contengono all'interno sia aree libere che costruzioni, quindi sono di conseguenza anche la categoria diciamo spazialmente più estesa delle tre. Come fonti della mappatura, appunto, come si diceva, noi ne abbiamo usate diverse, cercando anche di sperimentare, perché comunque il progetto era abbastanza sperimentale, quelle che potessero dare i migliori risultati. Quindi innanzitutto siamo basati naturalmente sulla lettura sia della bibliografia che poi anche, diciamo, di tutte le notizie relative all'abbandono, agli spazi abbandonati a Padova. Poi abbiamo sperimentato i rilievi termografici con droni invernali per poter individuare gli edifici che non erano riscaldati attraverso appunto l'esame di quelle che erano le coperture più fredde. Abbiamo usato le cartografie digitali e le loro tabelle attributi. Poi in realtà appunto le due fonti principali sono state le urban walk, quindi esplorazioni urbane che abbiamo fatto con l'utilizzo dell'app Geo Paparazzi, e mappature partecipate attraverso segnalazioni. Queste appunto sono alcune fasi del progetto. Io vado avanti molto rapidamente perché c'è davvero poco tempo. Quindi c'è stata una parte in aula di laboratori di studenti, una parte di uscite appunto in città in cui è stata applicata l'app Geo Paparazzi per mappare, per localizzare i siti e raccogliere informazioni su di esse, che poi sono state trasportate nel progetto GIS. Poi ci sono stati degli eventi di mappatura partecipata sia cartacea con appunto delle mappe di Padova, di alcuni quartieri di Padova che sono state stampate in grande formato e su cui sono state poste le segnalazioni, nonché appunto con dei computer portatili sono stati mappati dei punti direttamente nel nostro progetto GIS, che è questo.
naturalmente elaborato in QGIS, è comprendente appunto poi questa tabella informativa che ha riguardato tutti gli elementi che sono stati mappati e che appunto tra le altre cose hanno compreso la tipologia, il tipo di abbandono e anche la destinazione d'uso, ovvero diciamo quello che il piano regolatore di Pado, il piano degli interventi prevede che venga fatto gli spazi che in questo momento sono abbandonati. Qua appunto vado molto rapidamente, qui appunto viene descritto come è stata costruita questa tabella informativa. In questo caso per esempio ci siamo basati sull'archivio di aerofoto storiche che è disponibile sul geoportale della Regione del Veneto, qui sul database geotopografico del Comune di Padova per individuare le tipologie degli spazi abbandonati. Qui abbiamo effettuato in realtà degli diciamo esami, una ricognizione visiva per mappare il livello di abbandono, quindi con quello posto e lo stato di conservazione. Qui ci siamo basati appunto sul WebGIS disponibile online e contenente anche le informazioni sulla pianificazione del Comune di Padova. Qui appunto rapidamente alcune cifre naturalmente parziali, noi abbiamo mappato quasi un'ottantina di spazi tra edifici e aree complessi per un'estensione totale di circa 860.000 metri quadri, ma naturalmente l'estensione dell'abbandono a Padova è sicuramente maggiore di quella che abbiamo riscontrato noi. Qui alcune rapide statistiche su cui non mi soffermo, appunto sulle varie classi, sui vari elementi informativi che noi abbiamo rilevato. E infine appunto la costruzione del WebGIS, per cui abbiamo usato chiaramente FileZilla per trasferire i dati al progetto QGIS, compresa la parte di stilizzazione sull'ISMAP. E qui vedete appunto il WebGIS finale, non lo apro perché c'è poco tempo e perché comunque avete visto poco fa come funziona l'ISMAP. Chiaramente sono state riportate tutte le informazioni relative agli edifici, potete vedere in rosso appunto gli edifici che sono stati rappresentati in maniera puntuale, mentre in giallo e in blu vedete rispettivamente i complessi e le aree abbandonate. E come conclusione io dico soltanto che appunto ci piacerebbe poi diciamo espandere il nostro progetto, proseguire in qualche modo con la ricognizione e il rilievo degli spazi abbandonati di Padova. Grazie. Grazie Guglielmo. Bene, ringraziamo l'architetto Pristeri e appunto anche lui è disponibile durante il lunch e in caso vogliate occupare una casa o un giardino qui a Padova sapete a chi rivolgervi. E continuerei con il prossimo intervento, continuiamo con Gio Paparazzi. Allora, buongiorno a tutti, sono Paola Salmona del laboratorio Geomorfolab del Dipartimento di Architettura e Design dell'Università di Genova. Come laboratorio spesso dobbiamo fornire supporto e risolvere degli specifici problemi che ci pongono sia docenti nell'ambito di progetti di ricerca sia studenti nell'ambito dei loro lavori personali. Noi ci ostiniamo a risolverli con strumenti open e a trascinare chi ci ha chiesto, diciamo, la committenza, a trascinare a risolvere questi problemi insieme a noi. Abbiamo appunto alcuni casi che sono tra i più curiosi, tra i più, diciamo, particolari che abbiamo risolto negli ultimi anni. Nell'ambito di un PRIN ci è stato chiesto di fare il rilievo fotografico di tutta la costa del Tiguglio, da Portofino a Riva Trigoso, circa 32 km di costa, sia dal mare che da terra. Dal mare avevamo come prestigioso mezzo di trasporto un gommone e ci è stato chiesto di fotografare i dettagli di zone non accessibili perché o private o di costa troppo ripida, e di fare delle panoramiche della costa da distanze fisse. Per questo noi abbiamo tracciato una rotta e l'abbiamo più o meno seguita col gommone scattando foto a intervalli regolari da questa rotta. Queste foto poi sono state montate in sequenza per costruire le panoramiche oppure sono stati sistemati una serie di punti di scatto da cui venivano visti i vari scorci della costa non visibili da terra. Da terra invece si è mosso a piedi e in motorino e abbiamo scattato foto a ogni punto di contatto tra la terra e il mare, cioè ogni accesso dalla terra al mare e ogni approdo dal mare alla terra. Ci hanno chiesto esplicitamente di esagerare con le foto, per cui abbiamo segnato centinaia di punti, ma le foto scattate erano circa 10.000.
Il divertente è stato la post-elaborazione, cioè fare il puzzle tra tutte le foto e tutti i punti che per velocità, perché appunto camminarsela a 32 km è veramente lunga, avevamo poco tempo, abbiamo segnato solo come bookmark. Questo, la post-produzione ha richiesto mesi, per cui da lì ci siamo organizzati un po' meglio. Siamo andati anche in miniera, nel distretto minerario del Ponente Ligure. Il Ponente Ligure è un distretto, il distretto minerario del Ponente Ligure erano miniere di rame sotto forma di solfuri, i quali degenerando hanno provocato un inquinamento d'acido solforico e da metalli pesanti in tutta la zona. Questo si è trattato di individuare gli imbocchi storici delle miniere, mappare le discariche, fare un'analisi preventiva di inquinamenti e mappare gli elementi di interesse storico per un eventuale recupero a fini turistici. Il grosso del lavoro comunque si è svolto nelle discariche, che sono ambienti inquinati, franosi e che cambiano aspetto in continuazione. E in più, essendo ricche di metalli, il GPS ha dei problemi di precisione a seconda delle giornate, proprio da errori anche di chilometri. E le discariche non sono su OpenStreetMap, sono dei nulla cosmici. Alla fine siamo arrivati alla conclusione che si mappano degli elementi, ad esempio piloni di roccia, muri, residui, elementi che rimangono nel tempo, dai quali si procede con sistemi di rilievo più preciso tradizionale, tra cui il gomitolo di spago, perché non riuscivamo ad andare con altri strumenti perché c'era il rischio veramente di volare di sotto. Geopaparazzi in campagna, ovvero la mappatura delle aree terrazzate nascoste dalla foresta. Negli anni scorsi abbiamo presentato un sistema di elaborazione dei muri delle aree terrazzate da LIDAR, ora si trattava di verificarla. Abbiamo fatto tutte le verifiche indirette possibili da cartografia, verifica in campo consiste nell'andare e vedere se le aree che abbiamo individuato come terrazzate lo sono effettivamente. Primi passi sono stati sopralluogo generale di verifica, di nuovo per velocità si segna con bookmark cosa c'è o cosa non c'è di terrazzato. Secondo passo, elaborazione di una scheda di dettaglio su geopaparazzi, per cui a ogni punto veniva descritte non solo se era terrazzato o no, ma le condizioni del terrazzo. Abbiamo visto che non ci stavamo, come punti erano troppo pochi, a questo punto ogni 30 passi prendevamo un punto in cui era scritto se era terrazzato o non terrazzato, a destra o a sinistra del sentiero, e infine l'ultimo passaggio è stato definire quali elementi dal confronto dei nostri punti con la cartografia, definire una serie di elementi di disturbo per cui il metodo di elaborazione dei razzi da LIDAR risultava falsato. Verifiche a terra, appunto questa è la nostra scheda che usavamo, si andava in due per forza, una persona ogni 30 passi segnalava la presenza e l'assenza e l'altra persona descriveva il territorio. Rilievo dello stato dei sterrazzamenti, abbiamo appunto messo le caratteristiche del terrazzo, il frane e crolli, presenza di frane e crolli come indizio cioè i terrazzi che franano a domino, per cui dove ne frana uno ci si può aspettare altri crolli, e eventuali tapulli, cioè riparazione dei terrazzi con rete da letto, pezzi di vela e cose del genere. Ci siamo ritrasferiti in città per una tesi di laurea e ci hanno chiesto di fare un rilievo dell'utilizzo delle pietre liguri, delle letologie liguri nei monumenti. Lavori più o meno, su livelli diversi. Noi siamo andati con geopaparazzi, naturalmente geopaparazzi in città è poco preciso, ma questo ci ha fatto venire l'idea di una caccia al tesoro. Noi andavamo a cercare pietre e allora abbiamo detto possiamo trasformarlo in un gioco. Era l'epoca del Festival della Scienza, per cui tutto può diventare un gioco, un sistema educativo. Abbiamo proposto tre modi di giocare. Uno, invitare il partecipante a raggiungere un oggetto sulla mappa, fotografarlo per dimostrare che è arrivato. Due, indicare una pietra, un luogo sulla mappa con il nome di una pietra, ad esempio pietra di finale, e invitare a dire va bene, ora trovi la pietra di finale, mi fotografi il monumento, magari lo vai anche a visitare. Tre, mi segnali una pietra a Genova, cammini a Genova, vedi ad esempio una balaustra di una pietra di finale, me la segnali e mi mandi la foto. Questo è una cosa un incompiuto, una cosa che ci sarebbe piaciuta continuare, e ora possiamo continuare con i nuovi sviluppi di geopaparazzi presentati, perché
si riesce tutto più facilmente a mandarlo su un server, a sincronizzare, a vedere cosa sia stato, cosa si è fatto. Qui ritorniamo in un tema più serio, un progetto Horizon 2020 di Horizon 2020 in cui ci è stato chiesto di individuare cosa e come la popolazione potrebbe segnalare alla pubblica amministrazione sul tema delle alluvioni, ovvero tutti i sintomi, segni premonitori di problemi di dissesto idrogeologico o situazioni che potrebbero aggravarsi in caso di alluvione. In questo caso abbiamo modificato Gio Paparazzi, semplificandola un pochettino, chiamandola Mugugnap, cioè un'app per i mugugni costruttivi. Mugugnare è il lamento genovese praticamente professionale. Abbiamo trovato due modi di segnalare. Uno è la segnalazione libera, ovvero vedo una cosa che mi sembra inquietante, la segnalo e faccio la foto. L'altra segnalazione guidata utilizzando le categorie di rischio e di problema che ci hanno indicato nel comune. Questo doveva essere un test riservato a poche persone, è finito sul giornale. Abbiamo presentato a diverse categorie, dall'ordine ingegneri a studenti dell'istituto agrario, altre associazioni territoriali. È piaciuto, allora abbiamo deciso di continuare quest'anno, abbiamo finito settimana scorsa con 5 classi delle scuole superiori e le abbiamo utilizzato questo per sensibilizzarli sui problemi del rischio idrogeologico e imparare a vedere il territorio. Abbiamo fatto prima un po' di lezioni teoriche, gli ho fatto installare l'app, portati in gita, recuperati i loro dati e li abbiamo fatto fare su UMAP delle mappette dei dati che hanno visto. Sono state cose molto interessanti sia per loro che per noi, che abbiamo imparato come si rapportano col territorio. Ultimo, mi hanno chiesto di fare la mappatura di tutti i segnali d'emergenza della facoltà di architettura con labirinto. A questo punto mi sono preparata la scheda, almeno non dovevo ricopiarla. Loro hanno detto, te la fai su un foglio e ti chiedi aiuto. Sono fatta subito la scheda. Naturalmente usare il GPS non aveva senso. Ho tolto il GPS e ho caricato nel Golfo di Guinea la mappa, il DXF della mia mappa, ho posizionato le mappette, lavoro fatto in 3 giorni, colleghi soddisfatti. Allora, Gio Paparazzi, questa è l'ultima, Gio Paparazzi ai nuovi utenti non abituati, prima reazione è spavento. Perché? Perché devo usare una cosa che non conosco, perché è difficile condividere i file. Dopo, chi è arrivato in fondo sono stati molto soddisfatti e avevano anche delle idee per migliorarlo. Cosa potrebbe utilizzarli? Alfabetizzazione open, per loro open vuol dire nerd. Nuove funzioni di condivisione dati, guide for dummies, perché il manuale c'è ma è complicato, e migliorare l'interfaccia, abbiamo dei designer al piano di sotto. Fine, questi sono i desiderata, se qualcuno volesse svilupparli noi saremmo molto felici. Grazie mille. Enrico? Sì. Buongiorno a tutti, vi rubo gli ultimi 10 minuti di pazienza. Okay. Ecco, 29 ottobre 2008 è la data di introduzione in Italia di Google Street View. È una data che, insomma, sono passati 10 anni, ma credo che ci ricordiamo tutti
la sorpresa per un'esplorazione del territorio innovativa, immersiva, con un'interfaccia semplice, integrata con i servizi di mappa di Google. E l'abbiamo utilizzata tutti e tutti ci siamo chiesti come riadoperare queste cose che potevamo vedere in modo così immersivo e così facile. Cioè, come estrarre informazioni da questa cosa, da panorami di viste di strada. Allora, come risposta a questa esigenza, nel tempo ho sviluppato un plugin di QGIS, che è molto, molto popolare, che è Go to Street View, che farà le varie cose, oltre alla visualizzazione, permette anche di sovrapporre informazioni cartografiche che derivano da propri dataset. Però, in ogni caso, questa cosa è possibile tirando il collo alle API di Google e in ogni caso i termini di utilizzo sono molto restrittivi. In particolare si parla di nessun uso derivativo o derivato del servizio. Cioè significa che letteralmente un'immagine di Google Street View non potrebbe stare non associata a nessuna mappa di Google, cioè deve stare necessariamente associata a una mappa di Google. Ci sono comunque delle altre risorse non documentate che per chi ha pazienza può andarsele a trovare, c'è una piccola applicazione praticamente quasi illegale che gira, insomma, che adopera funzioni non documentate di Street View. Nel 2013, altra novità, non mi dilungo su questa cosa perché prima Christopher Bedo ha fatto una bellissima introduzione, ma Pillary entra in campo con questo servizio di crowdsourced mapping, in cui le immagini raccolte dalla comunità di utenti sono poi rese disponibili con una licenza molto aperta. In crescita esponenziale, un grande impegno sul fronte open source e sul fronte OpenStreetMap. Parallelamente offre servizi a valore aggiunto, permette tramite deep learning e computer vision, permette di ricavare informazioni in modo molto utile dalle immagini inserite. Permette anche di estrarre informazioni geografiche da quello che si vede. Certo che la cosa dipende dalla precisione e dall'accuratezza con cui queste immagini sono posizionate nel sistema. C'è un'interfaccia molto sofisticata, sia lato client che lato server, e anche su questo mi sono cimentato e ho sviluppato un altro plugin di QGIS, che per analogia si chiama GoToMapillary, che permette l'estrazione di queste informazioni. Per una maggiore precisione, per una maggiore riservatezza e un uso derivativo di quello che si vede, ci sono pochi altri servizi professionali. Uno è GlobeSpotter, un servizio a canone, che loro hanno un servizio di raccolta delle immagini molto preciso e che permette misurazioni stereoscopiche molto accurate. E poi c'è ImageBox, che invece ha un'altra formula, ti vende un pezzo di hardware che permette la geolocalizzazione di video, ed è molto utilizzato da ferrovie o da chi gestisce strade. Insomma, in ogni caso non c'è nessun strumento open source. Ci sono molti visualizzatori di immagini equirettangolari, ma nessun strumento, come dire, complessivo per rendere un servizio di immagini panoramiche. E è per questo che ho sviluppato una piattaforma, ancora sperimentale, un'applicazione web che
con una parte client e una parte server, che serve all'organizzazione, l'archiviazione, la visualizzazione e l'estrazione di informazioni da un dataset di immagini panoramiche, diciamo privato, riservato, e che può essere utile per organizzazioni che operano sul territorio, per la mappatura di spazi privati e l'estrazione mirata di informazioni. La parte server di questa applicazione si basa su Django, ha un'interfaccia REST, molto, che quindi consente un'interrogazione pratica da una molteplicità di servizi. È facile immaginare un client in JavaScript, ma in prospettiva anche un plugin di QGIS o quant'altro. L'API si basa su alcuni dataset, come dire, che la strutturano, in particolare panorami, sequenze che organizzano i panorami e image objects, cioè campionamenti visuali sull'immagine. È, diciamo che è una imita, diciamo, l'organizzazione di Mapillary, solo con un codice aperto. Allora, può diventare una piattaforma per post-processing, quindi per effettuare computer vision e estrarre delle informazioni tridimensionali con tecniche fotogrammetriche. Sì, abbiamo quindi la parte client, c'è un'applicazione dimostrativa per la visualizzazione dei panorami registrati. Questa è basata su TreeJS, che permette di mappare delle immagini equirettangolari su una sfera per simulare le condizioni di ripresa in quel momento. Qua vi faccio vedere una demo, una live demo di una periferia padovana. Come ogni classico visualizzatore, c'ho una keymap che mi indica dove sono, ho una serie di spot che mi individuano gli altri panorami che posso visitare. Posso sovrimporre un contesto, in questo caso è semplicemente il profilo dei fabbricati, un profilo dei fabbricati in formato GeoJSON che viene riproposto anche sul piano ideale su cui mi trovo a navigare. Posso effettuare dei campionamenti con un doppio clic. Posso annotare qualcosa su questo campionamento. Questo spot diventa un punto reale sulla mappa. Poi questi punti possono essere interrogati al back-end in un formato GeoJSON e quindi rivisualizzati in un qualsiasi GIS. Cosa devo fare? Mi blocco qua? come cosa finale, vi dicevo, la precisione dei campionamenti è strettamente legata alla precisione con cui riprendo la scena. Quindi eventuali imprecisioni possono essere corrette inclinando l'asse verticale o di ripresa o l'asse longitudinale. Posso variare l'altezza ideale da cui ho ripreso questa immagine, oppure posso
spostarmi rispetto all'asse. Tutto questo per riposizionarmi idealmente rispetto a quello che vedo e quindi ritornare a poter fare delle misurazioni precise. Ecco. Come vi dicevo, per una maggiore congruenza e precisione è consigliabile posizionare e orientare l'immagine con strumenti di localizzazione GNSS. Per questo ho sviluppato un piccolo script che permette l'upload al back-end in modo pratico, allegando le immagini a un GPX. Qua è tutto su GitHub e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Enrico, davvero impressionante.